Va bene, se non c'è nessun altro. Prego, Presidente, lei la replica. Grazie, Presidente. Devo dire che ho ascoltato con interesse gli interventi dei colleghi, devo dire anche molto, molto di sostanza oggettivamente. E dico che io non entrerò nel merito del disegno di legge, c'è entrato il collega l'assessore Failoni, cercherò di rispondere un po' a quello che è stato posto. Io credo che questa sia una battaglia giusta per i motivi che ha spiegato l'assessore Failoni, per i motivi che ho trovato anche in alcuni interventi di esponenti dell'opposizione, e che stare fermi nel post-Covid, in cui comunque si è capito che su certe questioni i cittadini si possono anche abituare a non andare a fare la spesa la domenica, restare fermi in questa fase ci sembrava di avere poco coraggio, lo dico chiaramente. Lo abbiamo detto, lo abbiamo scritto, e quindi non si nasconde nulla qua, che il percorso è irto di ostacoli, non è scontato perché non è stata scontata, e ne do atto alla giunta precedente, il tema della legge sugli orsi e sui lupi, o meglio, si diceva che sembrava scontato fosse cassata, non è stato così, va dato merito a chi ha avuto il coraggio in quella fase, che se non ci fosse stato il coraggio in quella fase probabilmente non avremmo questa legge, al di là delle difficoltà poi che ci sono state nel percorso. Io credo che si deve avere coraggio, provare ad avere coraggio, perché se non arriva dai territori, e noi siamo una provincia autonoma, io credo che questo Parlamento abbia il diritto di legiferare su materie comunque che sono, chiamiamole, borderline o che comunque sono contestabili, ha il diritto di legiferare. Io credo che i consiglieri abbiano il diritto di legiferare, e mi permetto di dire anche il dovere di votare contro, astenendosi, o a favore. Quindi questo Parlamento dell'autonomia non è che ci dobbiamo dire no, non voto perché ho il dubbio che... No, noi siamo l'autonomia del Trentino, giusto o sbagliato che sia questo disegno di legge, io credo che abbia il diritto di votarla, il dovere per i consiglieri provinciali di esprimersi in un modo o nell'altro, o astenendosi. E credo che così si eserciti il ruolo dell'autonomia, che si sia da favorevoli o contrari a questo disegno di legge. So per certo, e lo dico perché conosco, l'onestà intellettuale, che al di là del voto che verrà dato in quest'Aula, i rappresentanti trentini della Commissione dei 12, il collega Rossi ne fa parte, difenderà questo percorso all'interno della Commissione dei 12, non ho dubbi su questo, perché la giunta provinciale precedente aveva già impostato il tema sulla norma di attuazione, quindi io non ho il minimo dubbio che questo sarà il percorso che verrà portato avanti all'interno della Commissione dei 12, ma credo che questa iniziativa legislativa possa servire a far capire che dal territorio ci sono queste sensibilità. È ben vero che il Friuli Venezia Giulia nel 2017 si è visto cassare la legge, però io credo che bisogna avere il coraggio di provare a giocarle le partite, collega Ghezzi. Collega Ghezzi, lei che mi dice io la partita non la gioco, non parteciperò al voto, le partite si giocano, perché se non provi a giocarle le hai già perse se non provi a giocarle, poi magari le perderemo, l'abbiamo giocata. Se non provo nemmeno a giocarla legislativamente dentro questo Consiglio, non la posso neanche giocare. E allora la partita va portata avanti, perché magari nel tempo, se arrivano più iniziative di questo tipo dai territori, anche chi di dovere, io so benissimo per esempio che il Movimento 5 Stelle, che è al governo, su questo tema ha una sua sensibilità. Ciò non vuol dire che non mi aspetto
che il governo non impugni la legge, questo non lo so, ok? Ma so che il Movimento 5 Stelle su questa tematica ha una certa sensibilità. Il consigliere Rossi mi dice: voi siete stati al governo un anno, quello che è stato, e non avete fatto nulla su questo. Posso solamente dire che ha ragione, io posso rispondere sul tema politico che dal 2011 ad oggi noi a livello nazionale abbiamo governato un anno e poco più, nell'altro periodo hanno governato gli altri, ok? E quindi credo che se c'è questa sensibilità che viene anche da una parte, perché io ho ascoltato le riflessioni del collega Tonini che dice non vale solo il riposo ma vale anche la festa. Io credo che se dai territori arriva a livello nazionale anche un forte senso di sensibilità su questa tematica, a livello nazionale c'è un governo oggi in carica che sta legittimamente governando, questo è un dato di fatto, e facendo scelte anche importanti, perché questo è un dato di fatto. Credo che se arriva questa forte sensibilità lo può magari impostare che il mondo magari è cambiato rispetto al 2011. Il collega Ghezzi ha detto: sono veri i numeri del sindacato o quelli degli imprenditori? Io so solo che nel 2011 ci avevano detto che con quella legge lì, diciamo, sarebbe aumentato il numero dei lavoratori, il commercio sarebbe andato meglio, tante cose. Non abbiamo la controprova, lo dico per onestà intellettuale, di cosa sarebbe successo se fosse rimasta quella legge là, ok? Abbiamo però la controprova che rispetto a quel momento là, insomma, oggettivamente non possiamo dire che sia esploso il mondo del commercio. Quindi quelli che ci dicono che oggi perderemo posti di lavoro sono gli stessi che ci avevano detto che l'avremmo aumentati. Io non lo so cosa succederà, ok? Io non lo so e voglio essere anche chiaro su questo, perché poi le previsioni, sa, a volte si sbagliano, a volte si indovinano. Non so solo che negli ultimi 9-10 anni il commercio, soprattutto quello piccolo, ha fatto così. E questo è un dato di fatto. La gente si sposterà in Veneto, dice il collega De Godens. La gente si sposterà in Veneto. Vengo dal basso Trentino, zona di confine, e dico che la gente si sposta in Veneto già adesso. Ok? Già adesso con le domeniche aperte. E questo deve far fare una riflessione. Ok? Già adesso con le domeniche aperte. Se ne sposteranno di più. Questo non lo so, ok? Questo non lo so. Però, vedendo la situazione che c'è adesso, io credo che non è che se tu chiudi la domenica, quelli che vanno già adesso, che ci vanno già adesso, non andranno di più. Ci vanno adesso, continueranno ad andare. Devo dire che nella riflessione che abbiamo fatto, nelle audizioni che abbiamo fatto con il sindacato per la legge di assestamento, il sindacato ci ha dato, e abbiamo intenzione di metterlo nella legge di assestamento questo, e forse può servire anche per magari provare a limitare, seppur in parte, questo tema dei cittadini che si spostano in Veneto. Voi sapete che noi abbiamo l'assegno unico, il sindacato ci dice: ma perché invece di erogare l'assegno unico money sul conto corrente non creiamo un collegamento con un voucher barra tessera sanitaria collegata con l'ammontare che ti viene erogato, o comunque una carta ricaricabile che devi spenderlo in Trentino? Le motivazioni che ha il sindacato su questa iniziativa sono molteplici, però se questo la mettessimo in atto, chi va in Veneto a far la spesa? Allora, se ci va la categoria medio-alta, ci andrà lo stesso, anche se chiudiamo la domenica. Okay? Ci andava prima, ci continuerà ad andare. Probabilmente ci vanno quelli che credono di risparmiare un po', perché insomma Martinelli, Rossetto, Tosano, insomma sappiamo benissimo com'è il tema. Però io dico, se quelle determinate categorie che ricevono l'assegno unico dalla provincia e quindi ricevono un sostegno, io credo che sia anche giusto legare quel sostegno a un commercio locale. E quindi questo tema, voglio dire, che il sindacato ci ha posto magari anche per altre motivazioni, lo stiamo valutando per la legge di assestamento. Questo cosa vorrebbe dire?
Vorrebbe dire che tu con quella carta diciamo collegata alla tessera sanitaria o a un voucher, se devi fare l'acquisto di alimentari, cioè la puoi utilizzare per l'acquisto di alimentari e la puoi utilizzare in Trentino. Voglio dire, la stiamo studiando, magari qualcosa serve su questo fronte. Il collega De Gasperi ha detto è arrivato il centro-sinistra prima. Sì, è arrivato il centro-sinistra prima in Friuli. Io dico, ha avuto il coraggio di provarci, ha avuto il coraggio di provarci, è andata male, oggi ci proviamo noi, in modo simultaneo anche rispetto alla commissione dei 12. Crediamo di avere comunque delle motivazioni per sostenere la costituzionalità di questa norma, perché siamo post-Covid e quindi abbiamo altre argomentazioni da poter mettere sul tavolo qualora ovviamente ci venissero contestate le nostre motivazioni, però non mi sento di dire che su questo noi non dobbiamo legiferare semplicemente perché abbiamo il dubbio di farlo. È una scommessa, una forzatura, ha detto il collega Olivi che è un'operazione spregiudicata. Ma insomma, spregiudicata no, un po' forzata magari sì, ok? Un po' forzata magari sì, però io credo che le scommesse vanno anche in parte giocate, lo dico modestamente. La partita della riapertura dei nidi e delle scuole dell'infanzia, che finora l'ha fatto solo il Trentino in Italia, è stata un po' la scommessa, eh? Abbiamo dovuto tirare la corda perché insomma altrimenti non si sarebbe partiti. Però adesso abbiamo i genitori che si lamentano perché hanno fatto domanda e i bimbi non vanno a scuola, basta leggere i giornali. Insomma. Ecco, io credo che serva anche un po' di coraggio. Negli ultimi anni, se aspettiamo che il Parlamento legiferi su questo, negli ultimi anni non è avvenuto. Oggettivamente non è avvenuto. E allora proviamoci. Allora proviamo a giocare questa partita anche per un modello diverso, culturale, perché l'ha detto l'assessore Failoni, ci sono anche motivazioni culturali che stanno alla base di questo disegno di legge. La spesa alimentare la puoi fare al sabato e al lunedì, non è obbligatorio che tu devi andare a farla la domenica. Il disegno di legge ha comunque delle sue aperture, perché non è tout court, ci sono dei giorni domenicali in cui si può aprire, c'è il numero di giorni domenicali, ci sono le zone turistiche perché di sì, insomma, perché ci sembra anche abbastanza logico. Seguiranno altre regioni, qualcuno ha detto, io non lo so se seguiranno altre regioni, non è che decidiamo noi, però se qualcuno magari non prova a metterla lì, nessun altro, diciamo, la mette lì. Il collega Levi ha detto, io non scappo dal merito, ok? Apprezzo, perché lei le battaglie oggettivamente a suo tempo le aveva fatte, e apprezzo che si dica, è sbagliato questo, è sbagliato il metodo, potevate fare meglio, e tutto quello che volete, ma io non scappo dal merito. E credo che astenersi, o meglio, non partecipare al voto oggi, e uno si astenga, voti contro, non partecipare al voto, insomma. Cioè, l'Aula dell'Autonomia Trentina non deve mica aver paura di votare una legge, eh? L'Aula dell'Autonomia Trentina, se crede, non tanto nella legge, ma che possiamo esercitare anche la nostra autonomia, la legge la vota, contro o astenendosi, e a favore se vuole. Quindi, il non scappare dal merito credo sia il giusto percorso. Grazie. Grazie.